pomeriggio lì. Non ci sono coltellati ma pugni. Questa sera dall'aria prendevano pugni. C'è gente qua che... I primi giorni bevevano acqua e Coca-Cola, adesso li vedi la sera insomma con le birre. Inizio per una birra, inizio per ne due, inizio per ne tre, dopo... E dopo vanno fuori di testa. Passa poco per fare le fuori di testa. Poi non ho abituato a bere l'acqua. Guarda, io penso sinceramente che comunque sia abbiano diritto ad un'ospitalità, dato che comunque da altri paesi gli viene negata, soprattutto per Francia e Svizzera, quindi loro comunque sia cercano un appoggio. Sono persone che non hanno colpe, dovrebbero essere aiutate, non rimandate indietro, trattate così come vengono trattate. Dovrebbero essere aiutati da comunità, dagli oratori che ci sono, anche solo per farli dormire in un posto al chiuso, perché cioè, onestamente dormire in stazione non so quanto sia sicuro per loro, per noi non lo so, perché vabbè, sembra alla fine non conosciamo queste persone, possono essere le persone più buone del mondo, però vabbè, non si sa mai. La cosa non è per niente piacevole, povera gente, è lo Stato che dovrebbe prendere provvedimenti. Non è una situazione piacevole, proprio per niente. Senta, le autorità svizzere dicono che sono qui per fare i ricongiungimenti. Ma come si fa a saperlo o a fidarsi su queste cose? Ognuno poi dice la sua. Se fosse così avrebbero diritto a raggiungere i familiari, però poi succedono tante di quelle cose che come si fa? Se ne vedono molti in giro e non, secondo me non hanno dato un'ospitalità o comunque sia un alloggio, perché appunto li vedo anch'io dormire nel parco della stazione di San Giovanni. Poverini, se non si sblocca questa situazione sono gli accampati. Io non ci starei così, se non ci pensa un po' il comune, lo Stato, non so, qualcuno deve pensarci questi poveri cristi. Lei dove li metterebbe? Beh, abbiamo tante strutture qui a Como. C'è la caserma dei militari a Venini, c'è la caserma dei carabinieri, si possono mettere anche lì momentaneamente fino a quando non si sblocca la situazione. È stato di recente lì alla stazione? Tutti i giorni vado lì, c'è un posteggio per la macchina, tutti i giorni li vedo, mattina, pomeriggio e sera. La notte sono accampate. Cosa come... Cosa pensa di quello che vedo? È brutto, questa è una cosa bruttissima. Delle autorità svizzere cosa pensi? Le autorità svizzere fa uno stato a sé. Comanda a casa sua e fa quello che decide lui. Non possiamo comandare la Svizzera noi. Se lui dice così, va bene così. Beh, però noi li accogliamo. Noi in Italia li accogliamo perché si fa comodo anche a noi. Perché prendono anche i soldi loro dallo Stato, dalla Comunità Europea. Il pomeriggio lì. Non ci sono coltellati ma pugni. Questa sera dall'aria prendevano pugni. C'è gente qua che... I primi giorni bevevano acqua e Coca-Cola, adesso li vedi la sera insomma con le birre. Inizio per una birra, inizio per ne due, inizio per ne tre, dopo... E dopo vanno fuori di testa. Passa poco per fare le fuori di testa. Poi non ho abituato a bere l'acqua. Guarda cosa c'è qua. Anche perché non gli hanno fatto un controllo né niente, ne hanno controllati due o tre, ne hanno presi due con la scatola e due con la tubercolosi. Sapete, è il massimo.